Ragazzi, io ve lo dico, se lascerete una marea di mi piace su questo video, prestissimo andrò a fare un video in cui smadonnerò online su FIFA 21 Ultimate Team. Quindi preparatevi e supportatemi al massimo. Iscrivetevi a questo canale YouTube e attivate la campanella per non perdervi le notifiche con tutti i miei nuovi contenuti. Ma fate la stessa cosa anche sul mio primo canale YouTube, Rod2, 350.000 iscritti su quel canale, Rod2, 100.000 iscritti su questo canale. Mi raccomando, vedo tantissimi che visualizzano e non sono iscritti. Per voi non è nulla, per me è una cosa particolarmente importante per andare avanti con questo progetto. Comunque, se cliccate qui trovate entrambi i canali. Ciao e bella a tutti da me. Che cosa andiamo a fare oggi? Uno spacchettamento di quelli exaggerated. E poi vi faccio vedere la formazione su FIFA 21 che sono riuscito a crearmi con un bel po' di crediti. Detto questo, ha! E che tati è! Ragazzi miei, prima di farvi vedere la mia super serie A, vi faccio vedere che cosa ho nel negozio e ovviamente andiamo a spacchettare un pochino. Non fate caso allo storico delle partite, dopo vi spiego tutto quanto. Allora, questi sono i pacchettini che ho accumulato. Ci sono i pacchetti per la prenotazione e poi c'abbiamo un pacchetto oro premium e un pacchetto oro maxi. Io sto giocando veramente tanto rispetto ai miei standard, quindi se volete settimana dopo settimana vorrei qualificarmi per la Weekend League, vorrei iniziare a spacchettare più spesso. Se vi fa piacere, mi raccomando, spolliciate. Se volete vi porto anche la mia Weekend League una volta che sarò riuscito a qualificarmi. Allora, comincerei con questi due pacchetti oro rari prenotazione. Magari uscisse qualcosa per andare a migliorare la mia Serie A, sarebbe veramente cosa molto molto gradita. Ma sarò sincero, c'ho i miei dubbi che ciò accada. Che dai, vai, mamma mia, muslera. Che schifezza, non so quanto ci si possa fare. Ragazzi, voi se sapete i prezzi fatemeli sapere, mi raccomando, nei commenti. Perché potrebbe, oh, Ajax, tipo, potrebbe essere tutto buono. Allora, quanto ci si può fare con Gignac? Andiamo a vedere, metti sul mercato trasferimenti, confronta prezzo. Se ci si fa poco, ovviamente lo vado... Offerta attuale 700, se fa una lira, ragazzi, lo vado a scartare. Vabbè, è normale che sia così. E questo è andato. Allora, andiamo avanti, apriamoci un altro pacchetto. Andrei sul pacchetto, ovviamente, oro raro. Prenotaz, che significa prenotaz? Sono i pacchetti che mi hanno dato quando ho prenotato il gioco. Me li danno per parecchie settimane, presumo. Ma vaffanculo, Boateng! Forse ci si può fare qualcosina con Jerome Boateng. Voi fatemelo. C'è il Rabiot che potrebbe tornarmi utile non poco. E poi che cosa ho sbloccato qui? Un pacchetto oro. Quindi ci prendiamo tutto quanto. Il pacchetto oro ce lo riscattiamo. E ovviamente ce lo andiamo ad aprire immediatamente. Siete pronti? Tanto sicuramente non uscirà nulla di che. Però già il Rabiot potrebbe andarmi un minimo, ma faccio idea rosa. Allora, se non ci faccio niente perché c'ho un portiere migliore, ho preso un portiere sicuramente meglio di quello. Kubas, Parma, Artista, Branigol. Beh, ah, vedi, Branigol mi intrigano sicuramente. Ok, possiamo andare avanti al pacchetto successivo. Io direi di aprire l'oro premium per vedere se siamo riusciti a pescare. Tanto è già tutto assegnato nel momento in cui schiaccio, o magari ancora prima, già che il pacchetto è lì. Mamma mia, ragazzi, niente, non ci faccio assolutamente niente. Non ci faccio. Che maniche di pip. Ma allora, la differenza. Oh, caramo, proto, mazza è schifo. Ok, e io credo che sperare di trovare calciatori forti su FIFA è veramente, non lo so io, un'utopia. Al contrario dei PES, in cui invece si trovano come se non ci fosse un domani. Dovrebbero fare una cosa più equilibrata, secondo me. Perché qua smadonni per un senso, là non è che smadonni. Però diciamo che, vabbè, pacchetto oro maxi ce lo andiamo ad aprire. E poi vi faccio vedere la mia formazione Serie A che mi sono creato per provare a qualificarmi in Weekend League. Dai che fa gli scattini. Argentino. No. Atalanta. Bono. Bono. Questo è Bono come il pane. Io faccio la Serie A, mi serve. Ragazzi miei, che cosa ho trovato? Che fa? Gioca a golf. Pah.
Lukaku ci gioca con la terza gamba. Sono contentissimo. Cioè, ragazzi miei, non ci posso credere. Kolasinac, Tatarucianu, eccolo là. Gli hanno lasciato i capelli quelli. Drongoschi. Qualcosina diciamo che c'è in realtà, Modificatore ruolo, tutta roba buona che poi ci andiamo a fare Conan. Detective Conan. Ogni mistero per Conan non è più mistero. Vabbè, io direi che questo se può scattare assolutamente. Non credo che valga più de... Va bene. Allora, ci siamo spacchettati tutto quanto. Adesso vi faccio vedere rapidamente la mia rosa e vi spiego un paio di cosette. L'avete visto lo storico? Questa è la mia rosa che sono riuscito a crearmi. E molti mi diranno, ma come hai fatto a creare sta rosa? Allora, le prime 5 partite... che ho fatto ovviamente in Division Rivals sono quelle che ti danno poi il rating con cui parti. Io ho fatto 3 vittorie e 2 pareggi. Perché? Perché beccavo tutte squadre alla mia altezza e riuscivo a vincere. Ma all'inizio non è che c'avevo sta squadra. Avendo fatto questo mi hanno dato 90.000 crediti come premio. Con quei 90.000 crediti più qualche altro credito con cui ho vinto le partite, io mi sono attrezzato questa rosa serie A. Stracoscia in porta, ho preso Chiellini, difensore centrale, e Manolas, ho preso Cuadrado sulla destra, ho preso Teo Hernandez sulla sinistra, a centrocampo mi sono affidato a Vidal e Milinkovic-Savic, a destra ad Hakimi, a sinistra ad Insigne, con in attacco Mertens e Muriel, in panchino ho preso Smalling, Mojica, chiamatelo come pare, 90, l'ho provato, non è niente di che, Zielinski, Berardi, Pio senza lasagna, Ibrahimovic, lo sapete perché ho spacchettato, l'ho trovato, Demiral, Baselli, Bruno Perez, Ribéry, Eriksen in prestito, mo cambierò pure l'allenatore. Quindi questa è la mia formazione barra rosa. Mi date qualche consiglio per migliorare ulteriormente? Sarò sincero, con questa squadra, ve faccio rivedere lo storico, ragazzi miei, ho iniziato a fare dei risultati. Dice, ma è così che funziona FIFA? Lo so. Però andate a guardare, storico 3-3-7, cioè avevo fatto 3 vittorie e 2 pareggi all'inizio, poi ho cominciato a perdere un sacco di partite in una maniera di quelle pazzesche, 7-6, 8-7, 7-5, 8-6, ne ho perse tantissime, ma perché? Perché trovo squadre molto più attrezzate di me, chi davanti sta con Lewandowski, chi davanti sta con Ronaldo, e io sinceramente non riesco a fare quello step in più. Potete darmi qualche consiglio in merito per cercare di migliorare, perché non è possibile, ero partito benissimo quando giocavo con rose alla pari, riuscivo ad essere competitivo, dal momento in cui sono entrato in Division Rivals è una mattanza. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando una marea di mi piace per supportarmi, e se volete subito le sclerate online e in Foot Champions, quindi nella Weekend League, oppure direttamente nelle Division Rivals per le qualificazioni. E mi raccomando, datemi tantissimi consigli. Mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi ad entrambi i miei canali YouTube. Cliccate, attivate le campanelle, profili social, Instagram compreso, tutto in descrizione, contenuti consigliati. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Mi ci sto a divertire tra virgolette, le madonne so partite, voglio migliorare per essere competitivo, perché cioè in qualche modo deve esserci per iniziare a vincere, se no è tutto niente. Ciao!